Noi siamo responsabili della nostra vita e dei nostri risultati. Lamentarsi e dare la colpa all'ambiente esterno è inutile. Un modo per soffrire è pensare costantemente a ciò che è successo o che potrebbe accadere. Poi non c'è da meravigliarsi se presto o tardi arriva quell'evento che giustifica la nostra sofferenza. E anche di questo siamo gli unici responsabili. La coscienza del campo non risponde a ciò che vogliamo, ma a ciò che siamo. In media abbiamo 60.000 pensieri al giorno, ma se per il 95% sono quelli che abbiamo avuto ieri, diventano le catene di una mente impoverita. Invece di concentrarci su quanto di positivo c'è nella nostra vita, pensando di migliorarla, restiamo prigionieri del passato. Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. Credi di sapere tutto, hai una risposta per tutto, eppure non sei felice della tua vita. La tua vita è una tazza di tè piena fino all'orlo. Come puoi metterci qualcosa di nuovo senza farla traboccare? Qual è la morale? Se vuoi far entrare nella tua vita nuove idee, devi prima svuotarti delle vecchie idee. Può darsi che tu non sia responsabile della situazione nella quale ti trovi, ma lo diventerai se non fai nulla per cambiarla. Com'è possibile per te cambiare le cose? Cambiando l'abitudine di essere te stesso, diventando una persona nuova. Il cambiamento ha sempre un unico punto di partenza, il pensiero. Soltanto tu puoi decidere come non vuoi più essere. Quando diventiamo persone che pensano e agiscono in grande, grandi cose entrano nella nostra vita. Qual è il tuo sogno di grandezza? Se lo hai ancora nel cassetto, metti da parte ogni voglia di perfezionismo. Non è così che si raggiunge il massimo dei risultati. È solo la paura di fare errori che te lo fa credere. Consentiti di sbagliare, perché è proprio da ciò che impari dai tuoi errori che cresci e diventi il numero uno. Ogni evento ha uno scopo, ogni rovescio racchiude una lezione. Ciò che crediamo sia un fallimento personale, professionale, anche spirituale, ci fa crescere e può condurci ad espandere la nostra interiorità. Non rimpiangere mai il tuo passato, prova invece ad accettarlo come un maestro. Quanti sono coloro che conoscono davvero se stessi? Pochi investono il loro tempo per valutare la propria forza, le proprie debolezze, le speranze, i sogni. I cinesi definiscono l'immagine in questi termini. Ci sono tre specchi che compongono l'immagine riflessa di una persona. Il primo è come vedi te stesso, il secondo è come ti vedono gli altri, il terzo riflette la verità. Conosci te stesso e scoprirai la verità. Non c'è una strada per la felicità. La felicità è la strada. La felicità non è qualcosa che devi sentire. La felicità è ciò che sei.